Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è sempre domenica 20 febbraio 2011 e vedete qua ho stampato, il video che ho collocato qualche giorno fa, è intitolato Roberto Benigni tra soldi e retorica. Beh, io questo video l'ho caricato il 18 febbraio, l'altro ieri, e sono apparsi tanti, tanti commenti, sono apparsi tanti commenti. Ah, l'indice di gradimento è che a 24 dei miei telespettatori piace, a 18 non piace. E se questa piccola TV è pubblica, dovesse essere un campione adeguatamente rappresentativo dei cittadini italiani, e bisogna dire che alla maggior parte degli italiani Roberto Benigni piace poco, alla maggior parte degli italiani. Beh, infatti dicono che ci sono stati 10 milioni di telespettatori, e io ho fatto notare però che gli italiani sono 60 milioni. Il pubblico adulto sarà di 40 milioni, e per cui mi chiedo, se 10 milioni l'hanno guardato Benigni, per arrivare a 40 milioni ci sono 30 milioni, e dove erano quegli altri 30 milioni? E qualcuno mi ha detto, quegli altri 30 milioni probabilmente non hanno potuto vedere Roberto Benigni perché lavoravano. E io ho fatto notare che per esempio io, che ritengo di essere un campione adeguatamente rappresentativo del popolo italiano, io per esempio sono in pensione, lo potevo guardare, Roberto Benigni non l'ho guardato, perché saranno 30 o 40, io ho 71 anni, 71 anni, saranno 30 o 40 anni che io non lo vedo più il Festival di Sanremo, ma vi pare che io vado a vedere quella schifezza, e si vede che la maggior parte degli italiani si identifica con me, Serafino Massoni. Perché quando hanno celebrato i 10 milioni di telespettatori, non hanno fatto neanche un discorsetto sui 30 milioni di telespettatori, a tutti che non hanno guardato Roberto Benigni, perché questo canale insegna a giudicare le cose non stando dentro i 180 gradi, ma 360 gradi. 10 milioni e gli altri 30 milioni dove stavano? Tutti al lavoro stavano. Io, per esempio, sono uno di quei 30 milioni che non ha guardato Roberto Benigni, ma il Festival di Sanremo poi. E io pure lo potevo guardare perché non lavoravo. Parliamo pure di 30 milioni che non hanno guardato il Festival di Sanremo, che di certo chissà da quanti decenni non lo guardano mai. E tanti amici, poverini, tanti amici che ancora si vede che mi conoscono da poco, quindi non hanno ancora imparato a emettere giudizi sulla base di una rotazione a 360 gradi, ma sono fermi ancora a 180 gradi. Mi hanno detto, là, sotto e sopra. Se non che ho dei miei amici che mi tengono sempre informati. Qua c'è il mio amico Giulio Produzioni. Eccolo qua il mio amico Giulio Produzione, il quale mi ha mandato il link di un articolo apparso recentemente sul Fatto Quotidiano, è del 20 febbraio. Il Fatto Quotidiano, no, è del 19 febbraio. È del 19 febbraio l'articolo. È il mio video del 18 febbraio. È arrivato un giorno prima. Il mio video è arrivato un giorno prima del Fatto Quotidiano. Eccolo qua. Accidenti, accidenti, quanto diventa sempre più importante questa piccola TV pubblica. Il mio video, che sarebbe questo qua, vedete? È questo qua il mio video. È arrivato un giorno prima del Fatto Quotidiano. Certo, i giornali hanno tempi più lunghi. L'articolo lo scrivi oggi, ti appare domani. Io il video lo faccio ora e appare fra 5 minuti. Ah, vediamo cosa scrive il Fatto Quotidiano, che io so che è ben letto dai giovani. Eccolo qua.
Lesa Maestà il titolo. Chi osa criticare Roberto Benigni? E l'articolo è di Massimo Merighi. Va bene? Massimo Merighi, eccolo qua. Vedete come mi informano i miei amici, quanto mi informano, mi tengono informato, mi tengono. Vediamo un po', leggiamo qualche stralcio. Questa volta Benigni mi è proprio caduto dal cuore, dice il giornalista che scrive questo articolo sul Fatto Quotidiano del 19 febbraio. Questa volta Benigni mi è proprio caduto dal cuore. Per chi come me ama la satira, ricordandosi i bei tempi di Roberto Benigni con i suoi spettacoli prettamente comico-satirici, fare un paragone con la performance di Sanremo è praticamente impossibile, come se si trattasse di realtà incommensurabili. Come se trattasse di realtà incommensurabili. Non ti lasciano mai in pace i cellulari, cari amici. Per chi, come me, conosce anche solo superficialmente e non certo da storico la verità nascosta sull'Unità d'Italia, l'impressione netta è quella di una sorta di allineamento alla propaganda di regime. Ma il problema non è Benigni, è l'ignoranza di noi italiani. E lì è scritto in stampatello, è l'ignoranza di noi italiani. Ignoranza giustificata perché tutto per un secolo e mezzo ha contribuito colpevolmente e spesso dolosamente affinché la verità storica fosse accuratamente nascosta. Peccato, da parte di Benigni non me l'aspettavo. Mi rimane il dubbio, è connivente con la propaganda di regime o ignora certi fatti? Propendo per la prima. Cioè, il giornalista dice che lui pensa che non si tratti di ignoranza da parte di Roberto Benigni, ma che si tratti del fatto che Roberto di Benigni è diventato connivente con le verità del regime. Tutto potendo pensare, tranne che Benigni possa ignorare la storia. Vabbè, caro amico, tu sei buono. Per me che ci sono tutte e due le cose. Tutte e due. Per me è un ignorantone Roberto Benigni. E gli sta bene questa lezione. Tutti gli artisti, gli attori, i poeti, e a un certo punto vedono la loro creatività scemare, che è collegato a scemare, anche se non c'è uno stretto collegamento semantico, e di seguito però sul piano fonetico c'è il collegamento, scemare, a un certo punto la creatività scema. Terza, modo indicativo, terza persona singolare, tempo presente, del verbo scemare. E uno quando si rende conto che la propria creatività è scema, si dovrebbe ritirare. Ma la voglia di protagonismo e di denaro è più forte di ogni ragionevole considerazione. Ah, che bello lì, quei saltellini lì, su quel miserabile parco di Sanremo, ma che belli quei saltini lì per far ridere il popolino. Panem et circensem. Dio, che fatica che 10 milioni di italiani lo hanno applaudito, ma altri 30 milioni non ne hanno voluto sapere. Tutti quelli come Serafino Massoni, 30 milioni, non ne hanno voluto sapere. E poi continua, dice, verso la favoletta di Garibaldi. Beh, io poi dopo ho fatto pure il video, siccome mi sono un po' incazzato, ho fatto il video intitolato Garibaldi, Massoneria, Unità d'Italia. Perché c'è scritto che siamo in, ma il problema non è Benigni, è l'ignoranza di noi italiani. Trovatelo, la vedete qua, ma il problema non è Benigni, è l'ignoranza di noi italiani. L'ha scritto in stampatello, l'ha scritto l'articolista, che è Massimo Merighi, l'ignoranza di noi italiani.
Sì, c'è un folto gruppo di italiani, quei 10 milioni che hanno seguito Sanremo, che è profondamente ignorante, perché soltanto delle persone profondamente ignoranti possono applaudire quel clown lì. È diventato un clown, è diventato al servizio delle menzogne, perché l'Unità d'Italia non è stata fatta come c'è scritto nei libri di storia per le scuole elementari e per le scuole medie superiori e per le scuole medie superiori. L'Unità d'Italia è stata fatta come scrivono i grandi libri dei grandi storici e come io ho detto in tanti video. E il mio ultimo video è intitolato 17 marzo 1861, Ineta, 17 marzo 2011. Il fatto è che si sente odore dei quattrini, il fatto è che si sente odore dei quattrini, cari amici, si sente odore dei quattrini. E quando si sente odore dei quattrini non si ragiona più, capito? Qua dice l'articolista. A proposito, avete notato il ghigno soddisfatto di Ignazio La Russa alla fine dell'intervento? A me certe cose non sfuggono, fa, dice l'articolista Massimo Merighi. Hai ragione, Massimo Merighi. Ma il problema non è Benigni, il problema è l'ignoranza di noi italiani. Caro, caro Roberto Benigni, ma ritirati, caro, ritirati, trai le conclusioni da quello che dice il giornale Il Fatto Quotidiano, caro, ma credo che anche altri abbiano fatto le stesse argomentazioni che sta facendo qua. Il Fatto Quotidiano in questo articolo del 19 febbraio 2011 a cura del giornalista Massimo Merighi. Ah, che tristezza, cari amici, vedere su questo video i commenti di tanti giovani che hanno fatto il liceo, che sono all'università. Che tristezza. Poi un caro amico, ma questo caro amico non lo nomino. E questo caro amico mi ha fatto, che mi pare che sia già laureato, che ha fatto la scuola media superiore, dice: ma come? Dice, in calce a questo video, in calce a questo video, dice: ma come? Dobbiamo sapere adesso da Serafino Massoni, cioè da questa piccola TV pubblica, che Garibaldi era un massone. Dice: a me non me l'aveva mai detto nessuno, ma come? Quando uno fa la scuola media superiore, c'è l'esame, c'è il programma di storia, e un professore di filosofia e storia nei licei, o comunque anche di storia negli istituti per ragionieri, dice, glielo deve dire per forza che Garibaldi era un massone. E beh, tutta l'impresa dei Mille è stata finanziata dalla massoneria inglese. Ma se c'era la flotta inglese nel Mediterraneo per tenere chiusa nei porti la flotta borbonica, quanti soldi che la massoneria inglese ha dato a Garibaldi? In un certo senso Garibaldi ha agito su mandato della massoneria inglese e della diplomazia imperiale inglese. Capito? Ma bisogna dirle queste cose. Se no deformiamo la verità. Si racconta una storia ad usum Delphini, si dice, ad usum Delphini. Ma Dio, quanto sono contento, caro amico, sai? Quanto sono contento, caro amico, dico che ti chiami Giulio Production, caro, Giulio Produzione, quanto sono contento che mi hai mandato questo articolo, caro amico. Sono tanto contento, caro, così ci faccio questo video che va a supportare quello mio precedente. Però in questo mio precedente, cari, tra quelli che hanno espresso, diciamo, la loro preferenza su mi piace o non mi piace, 24 hanno detto mi piace, 16 non mi piace. C'è una bella differenza tra 24 e 16. E poi, se andiamo a vedere i commenti, la maggior parte dei commenti sono favorevoli. E si vede che questi giovani la pensano. La maggioranza di questi giovani la pensano come me, la pensa come me, la maggioranza di questi giovani la pensa come me. Ecco, cari, casomai voi non l'aveste ancora visto, eccomelo qua. Roberto Benigni, tra soldi e retorica, dice che ha fatto una donazione. Ha fatto una donazione? Ma ci ha fatto un figurone lui con questa donazione. Se volevo lavorare gratis, diceva: io vengo gratis. Non stava lì a dire
Sì, va bene, 250.000 euro. Poi dopo io riprendo e li do in beneficenza. Ma lei diceva, no, niente, niente, niente. Vengo, grazie. Così che si fa? E se no, se tu li dai in beneficenza, te fai soltanto della pubblicità. Tutti sono capaci di dare in beneficenza la somma di 250.000 euro dopo che da mamma Rai hai succhiato centinaia di migliaia di euro per anni e anni e anni. Caro, caro, come sei cascato in basso, Roberto Benigni. Ah, caro. 10 milioni di italiani ti hanno applaudito, 30 milioni non ne hanno voluto sapere niente, né di te né di Sanremo. Sanremo? Sanremo? Dice che c'è la monnezza a Napoli? Sì, c'è la monnezza, ma quella vera, la monnezza vera, sta anche in manifestazioni come quella di Sanremo. Solo che la retorica dice che quella di Napoli è monnezza, e invece quella di Sanremo non è monnezza. Vabbè, ma per fortuna, cari amici, che voi avete questa piccola TV pubblica di Serafino Massoni, che dice le cose, dopo, il giorno dopo dice il giornale, ma non perché, no, Fatto Quotidiano, ma non perché il Fatto Quotidiano copi da me, ci mancherebbe altro. Solo perché Serafino Massoni ha la possibilità di farle in anticipo queste cose, d'accordo? E di certo, se voi continuerete a seguire questa piccola TV pubblica, e voi saprete in anteprima quello che i giornali scriveranno dopo, ma non per colpa dei giornali o dei giornalisti, semplicemente perché i tempi sono diversi. Se io fossi un giornalista del Fatto Quotidiano, oggi scrivo un articolo e domani mi appare l'articolo. Invece io su questa piccola TV pubblica oggi faccio un video e oggi il mio video appare, capito? Va bene, va bene. Grazie, caro amico, che mi ha mandato questo articolo apparso sul Fatto Quotidiano. Mi ha dato tanta consolazione, va bene? Eccovelo qua. Eccovelo qua, caro, il saltimbanco, lo vedete? Il saltimbanco. È per il quale pecunia non ho letto. È amico del popolo di sinistra, però ai soldini ci tiene tanto, Dio quanto deve essere ricco Roberto Benigni per fare questo mestiere del panem, cioè panem et circenses, cioè per far ridere il popolino. Poi è tutto felice, poi dopo che ha visto i suoi saltimbanchi, i suoi saltarelli, saltarelli, no, i saltarelli. Vabbè, vabbè, cari amici, grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.